Il nostro viaggio alla scoperta di Lova ci porta nel reparto tecnico di sviluppo dei prototipi e insieme ad Hans, responsabile sviluppo tecnico, avremo adesso la possibilità di vedere, forse non tutti hanno avuto la possibilità di farlo, di scoprire i segreti di una calzatura che serve per scalare gli 8000, le spedizioni himalayane ad esempio, e vedere come è composto uno scarpone di questo genere. E Hans adesso ci mostrerà un modello che è in produzione dal 2008, che si chiama Expedition 8000, spedizione 8000 metri. Hans, werden wir jetzt sehen, was sind die wichtigsten Eigenschaften dieser Schuh? Gut, bei diesem Schuh ist das Allerwichtigste die Isolation natürlich. Sì, l'importante naturalmente in questo tipo di calzature è la capacità di isolazione termica. Dann das Gewicht. Alles, was ich am Fuß trage, und das ist natürlich Gewicht und Belastung in 8000 Meter Höhe. Il peso è fondamentale, e beh, questo non posso farvelo percepire attraverso video, ma vi assicuro che per il volume di questa calzatura è veramente impressionante sentire quanto sia leggera. Und dann natürlich die Steifigkeit am Schuh. E la stabilità. La stabilità, naturalmente, in questa zona in particolare. E andiamo a scoprirla all'interno. Sehen wir, wie komponiert ist. Genau, der Schuh ist in drei Schichten aufgebaut. Sono tre gli strati in cui è composta. Drei Schuhe werden zu einem Schuh gemacht. Sono praticamente tre scarpe in una. Das ist einmal der Außenschuh, die Außenhülle, Schutz gegen Nässe und Schnee natürlich. Ecco il primo strato che protegge contro umidità e neve. Dann haben wir einen Mittelschuh, der die Steifigkeit gibt. Poi c'è la scarpa intermedia che è responsabile della stabilità. Und dann einen Innenschuh für die Isolation. E la scarpetta termica, la scarpetta interna che dà l'isolamento termico. Dieser Schuh wird dann auch mit in den Schlafsack genommen auf Expeditionen, damit trocknet und dass man mit warmen Füßen schon in den Schuh dann einsteigt. E questa scarpetta non se la tolgono neanche quando vanno a dormire, cioè se la portano nel sacco a pelo, anche perché poi quando escono dalla tenda hanno così la possibilità di rimettersi lo scarpone con i piedi ancora caldi. Du sagst mir, Hans, ihr habt die Möglichkeit, diese Schuhe mit wichtigen Namen, ja, des Alpinismus zu testen. Okay. Zum Beispiel mit Ralf Dummowitz, Gerlinde Kaltenbrunner, sind ja alles Höhenbergsteiger, die fast alle 14.800er schon bezwungen haben. Rolf Eberhardt, unser Marketingleiter, der letztes Jahr den Everest bestiegen hat. Certo, naturalmente gli ho chiesto, hanno potuto testare tecnicamente queste calzature sul campo e lo hanno fatto con dei nomi importanti come Gerlinde Kaltenbrunner, che noi abbiamo anche conosciuto su Mountain Block, Ralf Dummowitz e lo stesso responsabile marketing di Lova, Rolf Eberhardt, che conosceremo nel corso del nostro viaggio, che è stato anche lui su alcuni 8000 e ha potuto riportare dei feedback tecnici. Grazie Hans.